Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andrò a farvi vedere. Lorenzo tanto non se n'è accorto. Lui è Lorenzo, il bassista della mia band, che come sempre vive in un mondo incantato e non si accorge di niente, cioè io sono passato davanti. Va bene, comunque dicevamo, in questo video ragazzi vi andrò a far vedere delle modifiche estetiche che ho fatto a mia robetta, roba di piccolo conto, che però secondo me gli dà un qualcosa in più, che comunque la moto, cioè per carità è bello il Monster 821, però tutto rosso, cioè capito, serviva qualcosa per staccare un po', e quindi ho preso delle piccole cose che però, oltre ad avere anche diciamo un'utilità proprio di per sé, sono anche esteticamente carine, mettono in risalto ancora di più la moto, insomma. Adesso andiamo a vederle insieme ragazzi, ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, adesso vi faccio vedere subito, già da questo dovreste capire di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto abbiamo messo queste strisce sui cerchi, scritta Ducati Corse con la bandiera italiana. Andava messo in teoria tutto quanto completo intorno, io invece però l'ho suddiviso in questo modo, li ho messi specchiati due e due, quindi due scritte Ducati Corse e due strisce della bandiera italiana per lato. E poi abbiamo messo ragazzi i pad One Design, ho preso questi qua neri con la texture nido d'ape, che secondo me sono veramente sono ottimali per il grip, e poi gli danno una cazzo di forma a questa moto in più. Ripreso un po' la curva che era qua e poi ho messo questi adesivi, questo nero sotto lo sfondo rosso e questo bianco su sfondo nero, che comunque fanno la loro porca figura, devo dire, eh? Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E cosa volevo dirvi, questi qua l'ho pagati circa una cinquantina di euro, però ragazzi sono veramente ottimi, anche per il grip sono veramente ottimi, mentre le strisce una cavolata. Poi in realtà adesso sto facendo un carrellino su AliExpress per prendere delle cosette carine, carbon fiber. E niente ragazzi, io spero che vi piaccia come sta avvenendo. Poi ovviamente abbiamo ancora da fare la mappa, quindi dobbiamo anche andare a fare la mappa poi, così diciamo che la moto è a posto sotto tutti i punti di vista. Io come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like, seguitemi anche su Instagram, anche perché diciamo mi sto organizzando e vorrei fare una sorta di raduno, nel senso un'uscitina, magari tutti insieme, chi vuole unirsi si unisce. E poi volevo parlarvi anche dell'app, ora vi dico come si chiama, Tonit, non so se conoscete questa qua, Tonit, che è molto carina perché vi fate un profilo vostro e poi c'è un sacco di roba, tipo tutti gli incontri, gli eventi. Ma ad esempio se io vado su eventi, a Roma ce ne stavano, eccoli qua infatti, vedete, due eventi a Roma, ce n'erano tre in teoria, o due, non mi ricordo, comunque due ce ne sono sicuri. Uno è il raduno del giovedì al Ponte Milvio,
come sempre giovedì sera. Poi c'è quest'altro che è Via Gem Verao 2023, non so cosa sia, e ce ne stava anche un altro, però adesso non me lo trovo. Eccolo qua. Ride On Moto Days dal 9 all'11 giugno alla Fiera di Roma. Carina, sta è veramente figa perché si possono organizzare i giri. Io ve la consiglio, ragazzi, Tonit. E la trovate su Apple Store, quindi penso anche su Android senza problemi. Se trovate su iOS, su Android ce lo trovate sempre. Il motto è quello. Ragazzi, io spero che queste nuove modifiche estetiche vi siano piaciute. Fatemi sapere cosa pensate, cosa ne pensate qui nei commenti. E niente, ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!